Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e vi terrò la trasmissione oggi di magia e stregoneria parlando del concetto di morte e della morte. E sarà tutta la trasmissione che parleremo del concetto di morte. Dopo aver presentato però quelle che sono le attività immediate a cui andiamo incontro, vi ricordo allora che per questa sera a Monte Grotto, in via al bar Imbolt, terremo l'incontro relativo al MUT, dove pagani, vicani e altre persone si incontrano. È in via Aureliana, presso il bar Imbolt a Monte Grotto Terme. L'incontro sarà circa le ore 21, ci troveremo là, insomma, a fare quattro chiacchiere, queste senza scaletta, senza impegno e senza una forma precisa. Ecco, cioè, quattro chiacchiere, berremo qualcosina, mangeremo qualcosa e poi discuteremo a seconda dei vari bisogni, delle varie necessità delle persone che sono presenti. Dopo invece, sabato 10 febbraio, c'è una conferenza, un incontro che è organizzato dall'associazione Matacciancia e che si tiene presso organizzato dal comune di Saonara, assessorato alla cultura, biblioteca civica, in collaborazione con l'associazione Cultura Celtico Venetica Matacciancia, sabato alle ore 21 alle scuole medie di Villa Tora di Saonara in via Don Milani. Ci sarà Laura Rangoni che presenterà il suo libro La magia dei Celti. E presenterà praticamente questo libro che ha scritto, che è stato pubblicato dalle edizioni Xenia e che ripercorrerà alcune cose che lei ritiene importanti sulla magia dei Celti e su quel tipo di paganesimo e su quelle idee pagane, diciamo, cose che lei ha trovato e ha incontrato. Sempre nella stessa riunione, nella stessa conferenza, ci sarà anche la presentazione del libro di Trevisan su Reitia, dea dei Veneti. Trevisan ha fatto una lunga ricerca sulla dea Reitia, il rapporto che c'è fra la dea Reitia e i Veneti. L'ha pubblicato, il libro è appena uscito, l'ha stampato e niente, ne coglierà l'occasione della conferenza di Laura Rangoni per presentare il suo libro sulla dea dei Veneti, Reitia, la dea dei Veneti. Dice Francesco che ha mandato l'avviso in lista. Reitia è la divinità somma della religione dei Veneti, ciò significa che abbraccia tutta la natura e che non esiste fuori, al di non esiste nulla al di fuori né al di sopra di lei. Oltre il nome e la forma, oltre il tempo e lo spazio, è l'unica forza che trae sostegno in se stessa e dalla quale ogni altra è nata ciclicamente e ciclicamente ritorna. La natura ha il dominio del succedersi delle stagioni ed è chiamata tessitrice, cioè colei che tesse la tela della vita. È la dea madre del parto, signora degli animali selvaggi, dei boschi, delle acque, risanatrice, compassionevole. La dea Reitia è dea della scrittura e i suoi compagni inseparabili sono il lupo mite, l'anatra e la chiave magica. C'è molto da dire comunque su questo. In ogni caso, Amico Trevisan lo ha sviluppato all'interno del suo libro, che verrà presentato insieme al libro di Laura Rangoni, La magia dei Celti. Allora, l'appuntamento è per sabato alle ore 21 presso le scuole medie di Villa Tora di Saonara Padova in via Don Milani. E la conferenza sarà introdotta da Ettore Ruggia del Circolo Matacciancia, sarà presentata da Francesco Scanagatta. E ci sarà un accompagnamento musicale con l'arpa di Ilaria Page.
naturalmente l'organizzazione è del comune di Saonara. Vi aspetto tutti quanti, cioè tutti quelli che possono venire naturalmente, sabato alle ore 21 presso le scuole medie di Villa Tora a Saonara. Se qualcuno vuole delle informazioni, Francesco ha messo in circuito anche il suo cellulare, che è il 3497 554994. Ripeto, 3497 554994, e questo è per sabato 10 febbraio alle ore 21. Allora, appuntamento con Laura Rangoni a Magia dei Celti e Trevisan che vi parlerà di Reitia, la dea dei Veneti. Ultimo appuntamento di cui parliamo è la celebrazione del giorno pagano della memoria, il rito che si terrà sabato 24 febbraio presso il Bosco Sacro di Jesolo. Torno a ripetere quello che ho già detto nelle altre trasmissioni: il giorno pagano della memoria è un rito molto particolare che stiamo iniziando proprio per ricordare ciò che è antico e ciò che è stato. E in questo ricordo di ciò che è antico e di ciò che è stato, ci sarà un rito religioso abbastanza profondo e abbastanza articolato. Invitavo tutte le persone che vengono, che partecipano al rito, ricordo che l'appuntamento per il rito è alle 17.30 di sabato 24 febbraio, di portare i loro tamburelli, i loro strumenti da musica, che però il rito del giorno pagano della memoria è un rito aggiuntivo rispetto a quello che è la ritualità classica che ormai la Federazione Pagana porta, con il rito dell'equinozio d'autunno che si terrà marzo 24 marzo, sabato sempre. Allora, se le persone non sono in grado di soddisfare tutti i due appuntamenti e desiderano scegliere se esserci l'uno o l'altro, preferisco che vengano al rito della nascita, che è il rito magico per eccellenza, il 24 marzo, piuttosto che il rito del 24 febbraio, che è un rito in cui i pagani ricordano il passato, ricordano i massacri che hanno subito, ricordano l'orrore con cui il cristianesimo si è affermato, l'orrore di morte che il cristianesimo ha praticato, e ricordano tutti quegli eroi che praticando la loro magia hanno portato le società civili e gli uomini fuori dall'orrore cristiano. Per cui, torno a ripetere, per me la magia essenziale è la nascita, per cui il rito della nascita del 24 marzo è fondamentale. Se le persone devono scegliere, vengano il 24 marzo, però se verranno il 24 febbraio a celebrare il giorno pagano della memoria, vi ricordo che il rito più o meno avrà questa struttura: verrà acceso un fuoco piccolo in ricordo dei fuochi che furono spenti, i fuochi di Vesta e di Percunas, Percunas della Lituania e Vesta Roma, che furono spenti 1000 anni dopo. Cioè, 1000 anni prima fu spento il fuoco sacro di Vesta e 1000 anni dopo il fuoco di Percunas in Lituania fu l'ultimo fuoco pagano di cui si ricorda che fu spento. E spegnendo il fuoco pagano si è spento anche il fuoco della conoscenza, si è spento il fuoco attraverso il quale gli uomini costruirono la loro vita, e questo fu l'orrore cristiano che si impose sull'uomo. Ebbene, però in tutto questo tempo sappiamo che uomini hanno mantenuto acceso il fuoco della vita, ed è il fuoco piccolo che verrà acceso all'inizio del rito che sta a significare il fuoco dentro ogni essere umano che ha mantenuto accesa la fiamma della conoscenza e il bisogno della conoscenza. È come se gli esseri umani nella storia, nonostante l'orrore cristiano, si fossero fatti Prometeo e, rubando il fuoco della conoscenza, l'avessero conservato gelosamente dentro una ferula proprio per passarlo ad altri uomini, per permettere ad altri uomini di accendere il proprio fuoco. Ed è questo che vuole significare il rito pagano del giorno della memoria. Ci saranno due inni
che verranno recitati e ci saranno i lettori degli inni che sono collocati attorno al fuoco centrale, dentro il cerchio degli astanti, vicino alla catasta di legna che verrà accesa. L'accensione del fuoco del crogiolo dà il via agli inni che vengono letti in sequenza. Quando tutti hanno letto, le persone in fila dietro al primo lettore degli inni accendono un ramo o le torce nel piccolo fuoco, si predispongono al fuoco grande e lo accendono contemporaneamente. Quando il fuoco verrà acceso, ci sarà un cerchio di musica e di suoni, come facciamo di solito negli altri riti, per chiamare le forze del mondo, e questo cerchio continuerà fin tanto che le fiamme non saranno abbastanza alte da costringere chi fa il cerchio ad allontanarsi. Quando le fiamme sono al massimo ci si allontana, in quanto in quel momento sarà finito il rito, perché il rito ha lo scopo della riaccensione del fuoco. Quando poi le fiamme si abbassano, il fuoco verrà diviso e faremo i passaggi in mezzo al fuoco. Vi ricordo che i passaggi in mezzo al fuoco vengono fatti ormai tradizionalmente nei riti pagani, ed è un ricordo di Baal, è un ricordo di quando i monoteisti giustificarono il macello e il massacro delle persone, perché le persone andavano alla ricerca della conoscenza e della consapevolezza, ed è il fuoco in onore di Baal. Il rito del fuoco viene scritto nelle antiche stele fenice come MLK. Siccome non usavano le consonanti, non si sa esattamente quale sia la pronuncia, però sembra che la pronuncia sia Moloch e sia quel mostro dipinto dalla Bibbia, che in realtà non era altro che il passaggio degli uomini in mezzo al fuoco, era la consacrazione delle persone alla conoscenza, cioè il desiderio delle persone di affrontare la conoscenza e di affrontare la vita. Col monoteismo poi ci fu l'ignoranza imposta con la violenza. Due inni verranno letti durante il rito. Uno sarà il fuoco di Vesta. Vesta è come la terra, al di sotto di entrambe v'è il fuoco perenne. La terra e il fuoco simboleggiano infatti la propria dimora. Tu per Vesta non intendere altro che la fiamma viva, che la viva fiamma. Vedi che dalla fiamma non è mai nato alcun corpo, ma è il fuoco che è ad alimentare il corpo, passione e volontà che dal corpo nascono, ma è il fuoco che riscalda quel crogiolo di vita che la terra diviene, quando Giunone, sorella di Vesta, natura imponente, su di essa si stende e ne fa la sua sede. Vesta come la terra, il mio corpo sia questa terra, Vesta è il fuoco e il mio cuore arda di questo fuoco, che io possa essere il mio focolare, la mia casa, il mio rifugio, riaccendendo giorno dopo giorno e mantenendola viva e scoppiata. Tante, la Vesta che nel mio cuore risiede. Il fuoco di Vesta ardeva Roma eternamente. Adesso bruci nel mio cuore ininterrottamente, laddove nessun Teodosio assassino arrivi mai a spegnerlo, finché la mia volontà ne sarà la legna e come Vesta si conservi per i sentieri della vita. E questo è il primo inno. Il secondo inno invece è siamo qui per ricordare. Siamo qui per ricordare, siamo qui per onorare, siamo qui per fondare. Il fuoco fu spento sui sacri altari, dopo che fu spento il fuoco che alimentava il mito e l'emozione abbandonò gli uomini, tutto divenne forma, tutto divenne parola. L'illusione si impossessò dei sentimenti delle persone, le loro orecchie divennero sordi, gli uomini divennero barbari e gli animali stranieri. Tagete e Numa, Orfeo ed Omero divennero ombre indistinte, mentre terrori infernali uccisero le emozioni dell'uomo. Siamo qui per riaccendere il fuoco, siamo qui per uscire dai terrori, siamo qui per soffiare nuova vita nelle ombre che furono, siamo qui per riascoltare il canto di Orfeo, siamo qui per ricordare, siamo qui per riascoltare le armi degli dei sotto le mura di Ilio, siamo qui per onorare, siamo qui per riaccendere il fuoco di Numa e Tagete, siamo qui per fondare. E questo sono gli inni che verranno tenuti durante il rito del giorno pagano della memoria. Torno a ripetere ancora: se le persone devono scegliere fra questo rito e il rito del 24 marzo, scelgano quello del 24 marzo. Se vengono, naturalmente a tutti e due mi fa piacere, e tutti quelli che arrivano saranno bene accolti. Bene, allora appuntamenti stasera, via Aureliana a Montegrotto Termine, al bar Imbolc, riunione del Mutta, alle ore 21 circa. Dopo, sabato 10 febbraio
Alle ore 21 incontro con Laura Rangoni, La magia dei Celti, e Trevisan, Reitia dei Veneti, presso scuole medie di Villatora di Saonara, Padova, in via Domilani. E il 24 febbraio il rito del giorno pagano della memoria. E questi sono tutti i nostri appuntamenti. Ok, detto questo, passiamo un attimino a parlare del discorso sulla morte. Il discorso sulla morte è sempre un discorso difficile da fare.